Buongiorno a tutti, siamo qui all'Università Castellina di Siena, siamo come vedete a debita distanza e siamo davanti anche a un calendario giapponese perché la poesia che leggeremo in questa occasione è una poesia in giapponese. Sono Carla Bagna, insegno qui all'Università per Stranieri di Siena, sono la delegata alle relazioni internazionali. E sono anche la responsabile dei corsi di lingua italiana che vengono svolti per tutti i nostri studenti internazionali che frequentano in presenza o a distanza i nostri corsi di lingua italiana. Oggi la poesia appunto che ho scelto è una poesia in giapponese per diverse che leggerò in italiano. Per diverse motivazioni. Sono motivazioni legate al fatto che il Giappone è l'ultimo paese nel quale abbiamo svolto un'attività internazionale prima di fermarci per il motivo del Covid, e quindi è come sempre è il paese che più si ricorda proprio perché è più vicino visitato. Un altro motivo per cui ho scelto questa raccolta, una poesia da questa raccolta di poeti giapponesi, è perché il primo libro comprato dopo l'isolamento di queste settimane e ho scelto come autore della poesia Koike Masayo con una poesia scritta nel 1997. Se dovessi ricordare il 1997 lo ricordo come l'anno in cui scrivevo la tesi di laurea. Quindi questo è anche un augurio e un auspicio per tutti quegli studenti e quelle studentesse che in questo periodo si stanno preparando agli esami e anche alla prova finale. Come capirete, la scelta della poesia e del tema, che è un tema molto legato alla mobilità e agli spostamenti che tanto ci sono mancati in questo periodo. Quindi adesso la leggo e poi la dottoressa Mika Maruta, leggerà l'originale in giapponese. La poesia si intitola L'autobus che non arriva mai. Una mattina, aspettando l'autobus, azalee in fiore. E l'autobus che proprio non arriva. 3, 4, la fila aumenta. L'autobus che a maggio proprio non arriva. Pieghiamo tutti assieme il collo puntando lontano. 4, 5, le 8:20. Ora che arrivi. Al di là del ponte un brandello di verde. Si gonfia sempre di più fino a diventare un autobus in corsa. Gli occhi irrigiditi dalla lunga attesa si distendono rassicurati. In 5-6 si avvicinano alla fermata. In 6-7 salgono a testa china. Strano quando arriva qualcosa che si aspetta. Per me che il mio lavoro è aspettare ciò che non arriva. E dopo essere salita che mi accorgo della donna che senza avvicinarsi ha perso l'autobus alla fermata. Ci sarà così ancora qualcuno ad aspettare. Che oltre il ponte inizia a crescere sempre di più qualcosa che un tempo è stato come un desiderio, una gonna inzaccherata di fango sollevata dal vento, un sole che si nasconde e riappare tra le nuvole mentre lo segui con lo sguardo. E così anche stamattina le ciminiere della città polverosa si allungano verso il cielo, strappati via da lì. E fino alla prossima luminosa stazione che veniamo solo docilmente trasportati. Eeni con Aibas. Asa basso matteta. Tsutsujira saiteiru. Toei basso wa nakanaka konai no da. Sannin, yonin to matsu hito ga fueteiku. Gogatsu no basso wa nakanaka konai no da. Kubi o kanata e ichiyo ni orimagete. 4人、5人、8時20分、するとようやくやってくるだろう。橋の向こうから緑の切れ端がどんどん膨らんでバスになって走ってくる。待ち続けたきつい目をほっとほどいて、5人、6人が停留所へ寄る。6人、7人、首を垂れて乗車する。待ち続けた者が来ることは不思議だ。
来ないものを待つことが私の仕事だから、乗車した後にふと気がつくのだ。歩み寄らずに乗り遅れた女が停留所でまた一人待っているだろう。橋の向こうからせり上がってくる、それはいつか希望のようなものだった。泥のついたスカートが風にまくれ上がり、見送るうちに日は曇ったり晴れたり、そして今日の朝も空へ向かって埃っぽい街の煙突は伸び、そこから引き裂かれて